come ogni 25 novembre ospitiamo una manifestazione con lo scopo di sensibilizzare al tema della violenza contro le donne, che quest'anno ci tocca in maniera ancora più forte, se possibile. C'è un'atmosfera, in seguito agli ultimi fatti di cronaca, quando si parla di questo tema, un'atmosfera tra i ragazzi molto densa di partecipazione emotiva e anche di sgomento. Affrontiamo alcuni temi come Istituto d'Aosta insieme al Liceo Musicale dell'Aquila per sensibilizzare, no? Per far maturare la consapevolezza che la violenza di genere discende da modelli culturali, da comportamenti, da stereotipi che ancora sono forti e radicati nella nostra società. E oggi vogliamo parlare di questo tema anche da un'angolazione particolare, cioè dell'educazione al rispetto della donna come via maestra per l'educazione alla pace. Educare alle differenze di genere, alla cultura delle differenze, al valore delle diversità, crea i presupposti per una società che sia veramente accogliente nei confronti di tutte le forme di diversità, la diversità di genere, la diversità di orientamento sessuale, di religione, culturale, ed è solo questo che può creare i presupposti per la pace. Come Rotary all'Istituto Amedeo d'Aosta, insieme ai ragazzi dell'Istituto e del Liceo Musicale, proprio perché il Rotary non manca mai a eventi sociali che promuovano il rispetto reciproco come nella differenza di genere. Oggi è un 25 novembre particolare, proprio perché i tristi eventi di cronaca ci hanno ancora di più fatto vedere quanto il problema è grave ed è anche in quegli strati, in quelle fasce di popolazioni che noi riteniamo ragazzi di buona famiglia, ragazzi inseriti nella scuola e invece poi ci ritroviamo personalità che non riconosciamo nei nostri figli. Allora ci chiediamo: che mondo stiamo portando avanti? Com'è possibile che ancora oggi si assista a questi crimini efferati, che il numero delle donne uccise per mano di gente che diceva di amarle, come ripetiamo e ripetiamo, sale sempre di più? Cosa stiamo facendo? È bello che il Senato abbia approvato all'unanimità una legge per la eradicazione, per l'eliminazione della violenza sulle donne. È bello che sia stato fatto all'unanimità, con tutti i voti dell'opposizione e tutti i voti del governo. Questa legge si ripromette di portare nelle scuole l'educazione al rispetto, con corsi di formazione per l'emotività, per la gestione della rabbia, per il sentimento, per abituare i ragazzi, educare i ragazzi ad essere rispettosi e sensibili verso tutti, non solo verso le compagne, non solo verso le donne che amano. E mi chiedo, è forse un caso che questa unanimità sia stata raggiunta oggi, che è sia all'opposizione che al governo una figura femminile? Vuole essere una speranza per la creazione di un mondo migliore. Solo nel rispetto e nel riconoscimento dell'altro, della diversità dell'altro, anche se lontana da noi, come un elemento di arricchimento e non un elemento da distruggere, che potremo creare un mondo migliore. Allora, noi siamo presenti come Liceo Musicale dell'Aquila e anzi colgo l'occasione per rivolgere tantissimi ringraziamenti alla nostra dirigente scolastica, professoressa Serenella Ottaviano, che ci dà la possibilità di partecipare a innumerevoli eventi musicali. Oggi noi siamo presenti con la musica e abbiamo scelto, a proposito, dei brani che parlano di amore, perché l'amore, a mio avviso, è l'unico modo per contrastare la violenza, che non è amore.
come presidente della Commissione Pari Opportunità del Rotary Club è stata una gioia incontrare così tanti giovani e parlare insieme di violenza sulle donne e educazione alla pace. Abbiamo inoltre reso scaricabile gratuitamente il primo numero della collana di genere sull'Audemia Bonanni ed il libro Dei, che ha tanti contributi legati proprio alle pari opportunità, al linguaggio di genere, tutti temi che contribuiscono a creare una cultura del rispetto e della pace. E anche quest'anno siamo qua in questa aula magna molto accogliente dell'istituto Amedeo d'Aosta con i ragazzi, quindi oggi siamo davanti ai ragazzi e penso che sia il momento più bello, più profondo di avere davanti una popolazione studentesca per poter dialogare con loro. Abbiamo deciso di dialogare non soltanto sulla violenza contro le donne, ma abbiamo fatto creato un filo rosso, forse azzardato, ma forse no, in realtà invece con la situazione di guerra che attualmente veramente ci sta turbando profondamente, perché lo scacchiere mondiale è veramente pieno di guerre. Allora abbiamo cercato, anche poi con i ragazzi, cercheremo di fare questo collegamento fra l'importanza di un'educazione al rispetto, che poi non è soltanto verso gli altri, verso le donne, verso i figli, verso tutte le persone che incontriamo, ma anche verso le persone diverse, straniere, che hanno culture diverse, che hanno impostazioni diverse, sia sul piano politico, sul piano ideologico, sull'identità sessuale. Quindi stiamo cercando di fare un discorso in modo tale, sapete, che i ragazzi possono essere non soltanto fautori dei valori, ma anche costruttori di pace. Noi siamo convinti che anche oggi stiamo mettendo un seme di pace, non soltanto fra le coppie, che abbiamo visto quanto sono dialetticamente sempre in contrasto, a volte in contrasto, ma anche mettere il seme per una umanità, per un futuro migliore senza guerre. Questo ovviamente è ambizioso, ma noi cerchiamo di farlo anche oggi. Qui le brochure che il Ministero dell'Interno prepara, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza prepara annualmente, dove sono contenuti i numeri di emergenza, le chiamate, e sono contenute le esperienze di colleghi nelle altre delle altre questure d'Italia che hanno avuto nella trattazione di vittime di violenza. Anticipiamo il rivolgersi alle forze dell'ordine un po' prima dell'arrivo del pericolo e anche a venire a fare una chiacchierata. Noi siamo sempre aperti, siamo sempre disponibili, possiamo dare dei consigli su come operare.